Allora, io comincerei anche perché sono già le 11.30, quindi come dire, non abbiamo moltissimo tempo a disposizione, né mi è necessario, nel senso che confesserò che man mano si avvicinava questo nostro incontro del sabato mattina fra amici su temi letterari, in un qualche modo mi da un lato pentivo e dall'altro in qualche modo mi imbarazzava la scelta di accodarci anche nella nostra biblioteca alla celebrazione del quarantennale della morte di Pierpaolo Pasolini. Perché in un qualche modo lo spirito di questi nostri incontri in realtà dovrebbe essere tutt'altro. E è sempre stato quello di andare a proporre libri che in un qualche modo sono stati dimenticati e che secondo il modestissimo parere di chi vi parla non meritavano questo destino e andrebbero comunque in un qualche modo recuperati. D'altro canto però mi sono reso conto di un dato oggettivo che mi sembra anche abbastanza indiscutibile, e cioè che dal punto di vista della produzione letteraria e soprattutto nell'ambito della narrativa di Pierpaolo Pasolini, avviene spesso che si parli a ragione non veduta. Ha un po' il destino che su molti social network hanno anche altri grandi scrittori del passato, per esempio Mark Twain, per esempio Oscar Wilde, di essere citati, stracitati, estesi, elasticizzati per consentire di stupire come dire, i nostri contatti sul social network, da un lato dando l'immagine di noi di persone colte e raffinate che bazzicano con perseveranza e quotidianità la letteratura, e dall'altro usufruendo della, come si può dire, ferocia dello specifico letterario dell'autore citato, in qualche modo ci sdoganano, ci fanno apparire migliori di quello che in realtà poi da questo punto di vista molto spesso siamo. Ed invero devo dire, ovviamente quindi queste come sempre, ma a maggior ragione stavolta, sono le modeste riflessioni individuali di un singolo lettore sulle quali, come dire, si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo, con tutta onestà, con tutta sincerità le butto lì come elemento anche, come dire, non del tutto inutile per una riflessione magari da un piano più eccentrico rispetto a quello ormai consolidato, ormai comunemente accettato e digerito e metabolizzato. Ed in effetti quello che sta succedendo alla figura di Pasolini a 40 anni dal suo omicidio, dal suo assassinio, è quanto di più antipasoliniano possa esistere, perché in un qualche modo si è organizzata la costruzione di un pensiero unico assolutamente acritico e talvolta esageratamente laudativo, quasi che si dovessero rimuovere dei sensi di colpa talmente massicci da essere ormai ineludibili e inamovibili, e si è perso proprio nel suo caso, proprio nell'approcciarsi alla sua produzione poliedrica e ampia, quel minimo di senso critico, quel minimo senso dell'eresia che in un qualche modo invece hanno contraddistinto sempre e comunque, al di là della valutazione di merito poi, non di merito, scusate, di qualità della sua opera, hanno sempre contraddistinto l'azione creativa, l'azione artistica di Pierpaolo Pasolini. Ed in effetti la sua storia, la sua fama, il suo lavoro sono sacrificati in un qualche modo quella forma di comunicazione, di politica, spettacolo, di cultura, scusatemi, sia politica trattino spettacolo che cultura trattino spettacolo, e molto spesso diventa politica trattino cultura trattino spettacolo, e è coinvolto in questo processo in una maniera vistosa. Credo che tutti abbiamo notato, tutti abbiamo rilevato, a seconda dei mezzi che scegliamo di leggere o che subiamo, tutti abbiamo assistito a più di evocazioni fatte in termini e all'interno di specie di comunicazione più ampi possibili. Credo che il massimo si sia toccato con la roba che come sempre ha fatto Fazio alla sua trasmissione, e dove
dove una delle musiche scrittrici di Moravia e Gianni Morandi discettavano sull'eredità e sul lavoro e sulla produzione di questo che rimane uno dei grandi artisti contemporanei italiani, che è morto 40 anni fa. Anche la sua stessa fine in un qualche modo, come dire, è ammantata di mistero, di misteri anche voluti, ha in un qualche modo contribuito alla costruzione di questo golem, di questo monumento, di questa, alla monumentalizzazione, come dicevo prima, fine violenta, fine coerente tutto sommato con la sua vita, fine che si presta ad interpretazioni dietrologiche le più ampie, le più smisurate possibili. La cosa ormai acclarata, accettata comunemente, mi sembra che addirittura ci sia stata anche una sentenza giudiziaria che conferma questo dato, è che l'assassino non ha agito da solo. Ma questo risulterebbe essere davvero poco credibile, perché comunque l'assassino, pur se ampiamente di vita e pur se ampiamente, come dire, svezzato, continuava ad essere un ragazzo di 17 anni o qualcosa, in tempi in cui la ferocia era meno diffusa e meno diluita nella società rispetto ai nostri tempi attuali, risultava piuttosto difficile da credere che un ragazzo da solo avesse ridotto Pasolini nelle condizioni in cui è stato trovato. In effetti poi le indagini approfondite, smosse anche dal mondo culturale romano, in particolare da tutta la rete di amicizie che in un qualche modo si erano costruite intorno alla figura di questo poeta, se c'è una cosa di cui si è certi è che non era da solo. Lo stesso Pelosi poi in una delle tante interviste spettacolo, adesso che la sua pena l'ha scontata, adesso che è un signore, che ormai si avvia ad essere un anziano signore, ha dichiarato che no, non era da solo, che se lui nome non li fa. Perché come molti in Italia tiene famiglia e ci tiene a tenerla ancora a lungo. Ci fu chi vide in questo l'aspetto finale di una persecuzione orchestrata nel corso di decenni da parte dei fascisti. Ma forse sarebbe opportuno ricordare che la prima persecuzione personale e duratura nel tempo contro Pasolini è stata da parte della magistratura e della polizia, che all'epoca non erano ancora diventati vessilli della sinistra, ma al contrario erano ancora visti come strumenti per l'esercizio del potere della società che intendeva conservare se stessa e difendersi dalle eccentricità di un pederasta. Perché in effetti il buon Stefano Rodotà, in un libro che si intitola Pasolini, cronaca giudiziaria, persecuzione e morte, dice una frase che è assolutamente incontestabile, e cioè Pasolini rimane ininterrottamente nelle mani dei giudici dal 1960 al 1975, perché questo è. In realtà lo si può vedere con un solo unico processo, con un insieme di sfaccettature, no? Che in un qualche modo ha questo finale di condanna a morte sviluppata, come si può dire, eseguita, non si sa bene da chi, no? Che però vede Pasolini essere ostaggio delle aule di tribunale, un tema questo sul quale aveva detto che sarebbe prima o poi reintervenuto presentando sotto forma letteraria organizzata una serie di sentenze poi assolutorie che manifestavano quindi l'intento persecutorio di rendergli la vita difficile, no? Anche se poi alla fine dei fatti risultava quasi, quasi sempre essere impunibile, no? Addirittura anche il primo episodio che lo vede al centro di un contatto sessuale con dei minorenni, alla fine non, dal punto di vista giudiziario non condurrà nulla di fatto, non dirà nulla di fatto perché non c'è stata quella di parte, perché non è, la cosa verrà chiusa lì. Però già da lì inizia questo atteggiamento persecutorio, questa vessazione che fa di lui sostanzialmente un escluso che nel binomio diversità esclusione non è diverso perché è escluso perché è diverso.
I primi ad isolarlo, voglio dire, non racconto nulla di nuovo, perché è cosa che chi conosce anche solo minimamente la storia della persona e i temi ad essa afferenti saprà che i primi a cacciarlo via e a isolarlo sono proprio i suoi compagni di partito. Pasolini non ha tante vicende personali e private anche tragiche, non bisogna dimenticare che il fratello è stato fatto fuori da partigiani italiani collegati con la Brigata Garibaldi, che erano collegati con i partigiani titini di Tito, della Jugoslavia, e hanno fatto fuori quelli della Usoppo, che era una formazione invece diversa, che non voleva arrendersi alla spartizione di quella zona del paese attribuendola a Tito e compagni. Ma nonostante questo, Pasolini si avvicina al Partito Comunista, che avrà un grande ruolo nella sua esistenza e nel comunismo, intendo, non il Partito Comunista, il comunismo come ideologia fondante e in grado di spiegare e muovere nell'azione di cambiamento del mondo. E nonostante questo si avvicina a quella, vuol dire, umanamente poteva avere fondatissime ragioni familiari per non amare quella famiglia, e da quella famiglia viene cacciato dopo, appunto, che viene fuori questa vicenda un po' a metà fra boccaccesco e perverso, e lo vede protagonista di un incontro sessuale notturno nell'ambito di una festa popolare, riesce ad appartarsi con dei giovani, c'è uno scambio di effusioni significative, e questa cosa poi viene fuori e da lì parte tutto il disastro. Parlando di Gide, riferendosi a Pasolini, Ercoli, altri non era che Camillo Togliatti, su Unità parla di un poeta che farebbe meglio occuparsi di pederastia che di poesia. Il riferimento è evidente, in quegli anni si parla. Dopodiché certamente, persino su un articolo del Manifesto del pochi mesi prima che morisse, c'è un articolo che parla di un lavoro di Pasolini e l'articolista, adesso non ricordo il nome, perdonatemi se chiedo la fiducia di credermi sulla parola, proprio l'articolista non si fa sfuggire la battuta, dice, parlando dell'osso dell'opera, no? L'osso dell'opera, e inserisce la battuta l'osso tra parentesi sacro dell'opera. Perché? Perché il fattore omosessuale è un fattore di rimente determinante estremamente significativo. Dopodiché è evidente che in quegli anni lontani è soprattutto la destra che cavalca questo linciaggio, questo che è sostanzialmente un linciaggio, e come dire, ho voluto copiare, quindi sono, all'epoca c'erano giornalacci come il Borghese, come lo Specchio, giornali proprio dalla destra, nei quali tra l'altro si distinguevano quelli che poi sarebbero diventati i fondatori, per esempio, del Bagaglino, perché la storia delle persone e cose si intersecano, per cui noi quel pingitore che troviamo come autore televisivo degli show del Bagaglino che vediamo sulle reti media, se è lo stesso pingitore che giovane pubblicista scriveva articoli di fuoco contro questo frocio che si comportava da tale. Io solo a titolo esemplificativo, per raccontare di un clima, no? Vi leggo proprio un articolo. Pasolini ha potuto, con immutata disinvoltura, continuare a confondere le questioni del basso schiena con quelle dell'antifascismo. Una segreta alleanza fa dei capovolti, ove per capovolti non c'è bisogno che ci addentriamo per capire cosa si intende, il partito più numeroso e saldo d'Italia, un partito che attraverso i suoi illustri esponenti finisce sempre con far capo e con rendere servizi al PC. Il capovolto sente a naso quel che gli conviene, dove deve appoggiarsi, se non vuole rendere conto all'opinione pubblica di quello che essa giudica ancora un vizio. Così nasce un nuovo mito. A celebrarlo pensano poi i giornali di sinistra, che riescono a camuffare da eroismo la paura segreta di questo o di quel capovolto clandestino. Luminose saranno le sorti dei Pasolini d'Italia, perché Pasolini a un certo punto diventa il termine con cui indicare l'omosessuale depravato.
Noi adesso dibattiamo se sia lecito, se sia legittimo da un punto di vista legale il matrimonio fra omosessuali. Qualcuno apre la questione se sia lecito o meno consentire alle coppie omosessuali di adottare figli. Pasolini ha 40 anni che è morto. Non è di molti anni fa che gli omosessuali erano pervertiti, erano dei viziosi, erano dei malati. In taluni ambienti è tuttora così, voglio dire, a livello di società. Sono poi passati millenni da quando questa era l'aria che si respirava, era la cultura che passava, no? E quindi i Pasolini, no, d'Italia, già si avvertono i segni delle fortune di coloro che hanno scoperto troppo tardi il vantaggio di essere Pasolini, cioè diventano termini per definire una... E questo articolo concludeva con un'ironia becera: se avremo dunque nuovi scontri con i marxisti, prima di pensare a coprirci il petto, preoccupiamoci di coprirci il culo. Che qui era chiamato l'eterga, ma è per rendere in maniera più evidente l'idea. No? Momento di grande celebrazione dell'opera, una celebrazione svolta in maniera critica, ne abbiamo visti tutti i colori. Io mi permetto di buttar lì questa come riflessione personale ad uso e consumo di quei pochi amici che vengono ad ascoltare. Io trovo inaccettabile ed inconcepibile, per esempio, che si pretenda che una persona di cinema, che può piacere o non piacere, come è il regista Buccino, a una persona di cinema non sia consentito di esprimere un parere negativo sul cinema di Pasolini. Fra le altre cose, perché io questa presa di posizione che un uomo di cinema non me ne intendo, ci metto becco, ammesso che mi intenda di qualcos'altro, ma come dire, trovo veramente un incredibile questa corsa al pensiero unico, questa corsa al monumento intoccabile. Davvero c'è un meccanismo di rimozione di una colpa collettiva che si vuole rimuovere alla fetta, perché non è pensabile che all'interno di un dibattito che si apre in una ricorrenza, un uomo di cinema, ripeto, non uno della biblioteca o uno che nella vita fa l'eroico, un uomo di cinema che fa film che vengono apprezzati e che, come dire, il pubblico stesso ha dimostrato di apprezzare, non possa permettersi di esprimere un parere negativo sul lavoro nel cinema di Pasolini, perché in quell'articolo lì l'ho letto, si conclude dicendo: rimane comunque un grande protagonista della letteratura e della poesia italiana. Evidentemente ha svolto soltanto una critica di tipo tecnico al modo indubbiamente dilettantistico con cui Pasolini approccia il linguaggio del cinema, che ha un suo proprio linguaggio, una sua propria grammatica, una sua propria sintassi. Non si può dire che sia stato né uno scardinatore avendo inventate di nuove, anzi, se vogliamo, dal mio punto di vista, che qualcosa di suo da spettatore ho visto, questa ricerca, per esempio, questa sua scelta in taluni casi di gli attori che dovevano rappresentare certe figure erano scelti fra gli attori professionisti, gli attori che dovevano rappresentare figure popolari erano scelte fra dal popolo, eccetera eccetera. Questo alla fine, che da un punto di vista concettuale è una scelta che, come dire, ha un suo proprio significato, quindi già in sé ha una sua propria nobiltà dal punto di vista della pratica, poi si traduce, no, in film che, nei quali certi dialoghi sono inascoltabili, perché sono inascoltabili, perché, no? Ecco, la prevalenza di questo dialetto che troviamo all'interno, cioè, diventano tutti elementi che in un qualche modo, per quanto riguarda taluni, fra cui il sottoscritto, non solo, ecco, la cifra, come dire, da amplificare, ma il dato precedente a tutto è: ma per quale ragione ci deve essere un monumento intaccabile? Perché ci sono alcune cose, e anche questo è stato fatto rilevare da taluni voci critiche. Ci sono alcune cose che in effetti, come dire, possono essere
riviste o come si può dire assunte in chiave più critica. Per esempio, questa figura dell'intellettuale che per questa sola stessa ragione può andare a intervenire e a interferire su tutto, disciplinando il tutto e avendo su tutto qualcosa da dire, una figura che prima manca. Una figura che prima manca. Ma noi questo abbiamo. Abbiamo un uomo che parte con l'elaborazione di poesie, con tutti i problemi di tipo anche tecnico legati alla metrica e a liberarsi dalla metrica e a sviluppare poesie che, come dire, scusate la contraddizione, ma per rendere l'idea, talvolta sembrano estremamente prosa, no? Abbiamo questo, poi abbiamo il passaggio alla narrativa e, ragazzi miei, non lo dico io, se qualcuno si prenderà la briga di andare a leggersi oltre o a rileggersi oltre agli scritti che abbiamo parlato, le introduzione che è significativa di Walter City, che autore a sua volta contemporaneo della gente scoprì un paio di anni fa, no? Scoprirà che il romanzo Ragazzi di vita, che ha avuto un grande successo di critica quando è uscita, ma è mica vero, ha avuto un enorme successo di pubblico. Scopriremo che ci sono alcuni intellettuali e critici dell'epoca, per esempio Fortini, che comunque rimane, diciamo, uno degli ultimi grandi critici letterari, che non è vero che non è che ha avuto sempre un'opinione, come dire, rettilinea e positiva del lavoro di questo autore. Comunque, dicevamo, per ritornare al ragionamento che sto facendo prima, allora, partendo da questo, dalla poesia, si passa attraverso la produzione della narrativa letteraria, passando poi al cinema, affrontandolo di D'Amblée. Pasolini ha avuto l'opportunità, quando era a Roma all'inizio, che faceva veramente la fame, e ha avuto modo di conoscere molto bene la realtà sociale di cui parlerà e di cui poi usufruirà abbondantemente fino alla morte. Parlo di tutti questi ambienti sottoproletari romani. Ha avuto tramite Bassani la possibilità di lavorare comunque alla sceneggiatura e alla realizzazione di in generale cinema. E quindi è entrato in questo ambito, in questo ambiente. Però, come dire, entra subito la protagonista, per carità. Personalmente, tuttora l'avrò visto diverse volte, quando guardo a Cartone, una bellezza disarmante nella sua durezza, nella sua candidezza, nella sua... E viene via da una vita violenta, a Cartone, no? E poi, voglio dire, come se questo non bastasse, poi ce lo ritroviamo come polemista, per l'appunto Corsaro, che dalle pagine al Corriere della Sera, di altri quotidiani e o settimanali, dispensa tutta una serie di osservazioni sul mondo, tra il 70 e il 75, sul mondo contemporaneo, sul mondo che lui vive, che poi verranno riassunte in un bellissimo libro che si intitola Gli scritti corsari, che altro non è che un'antologia di queste pubblicazioni periodiche, che escono periodicamente, ma con regolarità, sul Corriere della Sera, che è il più importante quotidiano italiano, ma anche su altri. Partiamo da qui, perché la bellezza degli scritti corsari, la straordinaria bellezza degli scritti corsari, è... se vengono contestualizzati là, hanno anticipato ciò che noi viviamo, e per questa ragione possiamo anche contestualizzarli qua, nel nostro tempo, nei nostri giorni, nella nostra epoca, e non hanno perso la loro validità. Però, fra le, appunto, uno degli elementi in un qualche modo di perplessità è che con lui nasce questa figura dell'intellettuale tuttologo che arriva su tutto, che poi troverà largo piede, poi diventerà addirittura un elemento del mercato culturale italiano, proprio perché, così come del maiale non si butta via niente, neanche del personaggio televisivo, perché ormai di questi media si parla, si butta via niente,
E quindi bisogna trasformare chiunque, non chiunque, chi abbia una certa fortuna in un ambito, una certa fortuna non nel senso di fortuna del culo, di avere culo, fortuna nel senso che ottiene risultati interessanti, subito va inserito nell'altro ambito televisivo per poi farlo scorrere in tutti gli ambiti di comunicazione possibili, avendo quindi un prodotto da vendere e da piazzare sempre buono, sempre valido e che rende molto. Questo è un elemento, per quanto mi riguarda, che mi lascia come sempre perplessità insieme all'altro, e cioè la pretesa fondata su quanto rimane riservata all'intellettuale in ambito intellettuale, la pretesa di poter spiegare tutto, interpretare tutto e affermare tutto in virtù dell'essere intellettuale, quasi un cane che si morde la coda e si legittima da solo. Pensate a quella bellissima che ha fatto epoca, che viene citata molto spesso, io so chi sono gli autori. Venga qua, andare a cercare, a leggere, perché tanto ognuno poi se ne va a leggere dove vuole. Ma c'è, poco prima della fine, questa presa di posizione, se non definire la poesia, perché se non lo scrivo, io so chi sono i responsabili della strage di Piazza Fontana, io so chi sono, lo so, ma non ho le prove, lo so perché sono un intellettuale che sa, perché eccetera. Allora, come atteggiamento mentale e culturale è del tutto condivisibile, soprattutto se viene contestualizzato nella più ampia riflessione che Pasolini ha fatto sul potere e sulle declinazioni attraverso qua e sulle modalità attraverso le quali il potere si declina. Ma in termini più generali, un'affermazione di questo tipo è esattamente l'affermazione che oggi permette a chiunque di fare le più grandi elaborazioni dietrologiche e raccontare tutto quello che ne ha voglia senza che ci sia più l'onere di nessuna prova. Ciò che sta dietro agli aerei che buttano giù le scie chimiche, ciò che sta dietro alle torri gemelle che se ne sono buttate giù da solo gli americani, ciò che sta dietro al fatto che ci sono delle multinazionali che ci pompano apposta per farci diventare deficienti, un determinato tipo di estrogeno dentro le carni, intellettualmente trova la sua radice in questa affermazione. Io so che se non ho le prove, e pretendo che sia una verità oggettiva, e invece io ti riconosco che è una verità soggettiva, però bisogna sempre riconoscere che se non hai le prove di ciò che affermi non è una verità oggettiva. Ora io non voglio dire, come non dirò, e non è un esercizio, non è un artificio retorico per dirlo, no? Che quando Pasolini in questo testo che ho citato parla del fatto che bisognerebbe coinvolgere in un processo pubblico la Democrazia Cristiana, non voglio dire che, come dire, sia il background culturale attraverso il quale poi in un processo non del tutto pubblico ma quantomeno molto mediatico uno degli uomini più autorevoli della Democrazia Cristiana è stato coinvolto. Voglio di quello e davvero non sto dicendo quello. Certamente però la matrice di quel processo pubblico delegittimante è in qualche modo assassino, che viene riservato alla classe politica nel suo complesso, non a questo o quel partito politico, non a questa o quella ideologia politica, trova la sua radice in questo atteggiamento qua, nella desacralizzazione completa, totale, sviluppata militarmente quasi, e nel non arrendersi di fronte alla necessità per chiarire il mistero di una luce che squarci il buio. Non basta il fiammifero singolo che io tiro fuori dalla mia tasca per squarciare il buio, no, per squarciare il buio con le luci potenti, e le osservazioni di un poeta non sono luci potenti, sono le osservazioni di un poeta. Il suo atteggiamento prometeico in un qualche modo gli ha consentito di essere davvero un eretico e di essere il diritto alla contraddizione con se stesso,
Il diritto alla contraddizione anche con ciò che andava, come dire, affermandosi come momento imperante della società, nella società dell'epoca, per esempio, sessualità e aborto, non si può dire che da parte di Pasolini in quegli anni siano stati affrontati con coerenza e con adesione alle modalità con cui venivano affrontati e sviluppati da tutto il mondo di una certa sinistra. Perché non è così, perché Pasolini era anche un autista. Dopodiché altro è il tema su come poi si può tradurre in termini politici la presenza, e ma questo era il suo antimodernismo, che per quanto mi riguarda condivido tutto, la sua critica alla società capitalista, di un capitalismo che per il momento, ancorché avanzato, è ancora industriale, ma che maggior ragione si attanaglia è esplicativa oggi, che è diventato un capitalismo assassino, prevalentemente finanziario, no? Un capitalismo che si basa sulla non più sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, che è la natura essenziale del capitalismo, ma sulla prevaricazione, sull'assassinio dell'uomo per fame, sull'assassinio della natura per trarne profitto. E oggi, quindi, in qualche modo, che noi vediamo meglio ciò che andava, lo vediamo davvero meglio adesso che si è più compiutamente definito ciò che andava scrivendo 40 anni fa. Però ecco, la difesa di comunque un aspetto tradizionale dell'esistenza, fatto delle tradizioni, la difesa, quasi fossero, come dire, creature da affidare al WWF, della piccola comunità, della comunità che è sì piccola, ma proprio solo in questo modo ha ancora le sue proprie radici ben in vista, in un mondo nel quale si sta cercando non di sradicare le radici delle piccole comunità, ma si sta cercando di sradicare le radici delle nazioni, perché il disegno vuole sradicare le radici di ogni singola nazione e far diventare tutta un'enorme marmellata mondiale costruita intorno ai sistemi economici dominanti. Quindi, come il libro dimenticato, è il primo titolo del quale mi permetto di sottolineare una qual certa suggestione, è appunto gli scritti corsari. Fra le altre cose c'è un orbito, c'è una coerenza interna, c'è un organico che tiene su l'intero volume, che molto difficilmente si ritrova, perché successivamente hanno cominciato anche tutti gli altri autori, anche per il mondo quotidiano, a esprimere le loro verità su questo, su quello, su quell'altro. Parico è un caso, per dire, per tornare a ieri, una quarant'anni fa, Parico che scrive su Repubblica le sue belle cose, interviene su tutto, su contro di tutto, poi fine anno o dopo un anno e mezzo queste cose vengono raccolte in un volumetto che si intitola Barnum, che va nelle librerie, che tutti devono comprare perché sennò non si è dei conti di sinistra, e questo è il meccanismo. Però non sempre in questo genere di cose si mantiene quella coerenza quasi luciferina, nel senso di portatore di luce, del poeta, che troviamo negli scritti corsari. Una cosa che mi preme sottolineare, che molto spesso nel magma confusionario che astrattamente viene montato viene citata a sproposito, si cita molto spesso la battaglia di Valle Giulia. Cioè, Valle Giulia è una poesia sostanzialmente che Pasolini scrisse all'indomani degli scontri fra gli studenti universitari e la cenere schierata, era il famoso 68, no?
no? Quegli anni lì, gli anni in cui gli studenti che erano a cambiare il mondo, i Pasolini, era già comunque uno dei protagonisti, anche se come abbiamo visto non proprio fra i più amati per via delle sue tendenze sessuali, se ne uscì con una roba tutto sommato inaspettata, inattesa, per taluni versi anche giustificabile. Lui dice, io lì sono passato, io ho visti quelli che c'erano sotto i caschi e avevano la faccia dei contadini meridionali, erano figli dei meridionali, erano figli del popolo, e ho visto quelli che stavano davanti, gli studenti con sui loro bei cappottini, con i loro eschi comunque comprati dai papà ingegneri o professionisti, e se devo scegliere sto dalla parte dei poliziotti, non sto dalla parte degli studenti. Sì, però Pasolini in questa poesia non è che difende la polizia, i poliziotti, cioè attenzione, perché la sua ribellione contro il potere, ad un certo punto di sé dice recentemente, usa l'avverbio, io sono ovviamente contro la polizia. Cosa vuol dire il termine ovviamente? Il termine ovviamente vuol dire naturalmente. E in questo caso quello vuol dire naturalmente, perché con quelle che ha passato non può che essere contro questa particolare declinazione del potere che si spande nella coercizione delle vite degli individui. Spero di dirlo perché appunto, siccome ormai l'autore è diventato elastico, ci ritornano tutti, lo citano tutti, eh? La destra lo usa perché ormai succede questo, ecco, che non si cada nell'equivoco, quindi difende i poliziotti, non la polizia. E esistono poi appunto, intendo in questi pochi minuti, ancora qualche minuto, riproporre perché non è di mia competenza, non dico suggerire perché anche questo non è di mia competenza, però ci sono dei libri che davvero, se li diamo per scontati, perché tanto sappiamo già di cosa parlano, perdiamo qualcosa a non leggerli. Se li abbiamo letti tanti anni fa, vale la pena di rileggerli. Ed entrambi, sia Ragazzi di vita che Una vita violenta, sono comunque opere che vale la pena di riprendere in mano a distanza di tanti tanti anni e vederli. I Ragazzi di vita, fra l'altro, è per taluni non è neanche un romanzo, per taluni è un insieme di racconti, perché non c'è una vicenda o la storia di un personaggio, ma più che altro c'è la rappresentazione di una condizione sociale specchiata in una condizione urbana, cioè sottoproletariato urbano. In effetti cosa sono? Sono le avventure di siamo a Pietralata, no? Che quindi periferia romana infernale, no? E anni 50, e ci sono il Ricetto, Marcello, Alduccio, il Caciotta, Lenzetta, Genesio, Begalobbia, che sono tutti ragazzi di vita, no? Certo, è figura centrale nella prima parte del romanzo, è vero, però noi in realtà seguiamo le vicende che si dispiegano come racconti in sinergia fra di loro per raccontarci un certo ambiente che l'uomo ben conosceva essendo andato a vivere proprio lì quando è scappato dal nord, no? E ovviamente, ecco, se c'è una notazione significativa da fare è che è il problema del linguaggio, di come viene affrontato. Noi adesso siamo abituati alle incursioni nella letteratura italiana, degli autori della letteratura italiana, di forme dialettali che entrano, che di gerghi, di quant'altro. Ma i personaggi del Malavoglia, che noi sappiamo, quando noi assistiamo alla riflessione del personaggio del Malavoglia di Verga, la riflessione è in italiano, non è in siciliano. Noi qui troviamo invece il linguaggio, è quel linguaggio, è il linguaggio delle periferie romane, fra l'altro usato anche con
va bene, ci sono delle parole che delle volte vengono più da altri, vengono usate in un modo più coerente ad altre zone geografiche che quella romana, ma va bene, non è questo il punto. Al punto tale che c'è addirittura un glossarietto in questo romanzo per spiegarti, attenzione, che se no non capisci assolutamente niente di quello che questi si dicono, no? Quindi c'è anche questa attenzione, no? E niente, e qui questo ragazzo, questo liceo alla fine poi ce ne ha una permanenza anche nel passo di galere per via di furti e quant'altro, che sapete, tutta gente che vive nel mondo della prostituzione, del gioco d'azzardo, ai margini, il famoso sottoproletariato urbano. Il sottoproletariato che, non dimentichiamolo, in una visione ortodossa marxista non è quello con cui fare la rivoluzione. È il proletariato quello di cui fai la rivoluzione. Il sottoproletariato, anche come l'esempio più eclatante, è il sciopero di Eisenstein. Eisenstein è un poeta. Eisenstein? Il sottoproletariato, gli ubriaconi, i marginali, i devianti, eccetera, sono in realtà definiti e descritti come forze controrivoluzionarie. E quindi qui parliamo di questo ambito, di questa situazione sociale, appunto. Le vicende sono quelle di questi personaggi, no? Addirittura poi però lo stesso che è ladro e che è un delinquente rischia la vita per salvare una persona da annegamento, no? Quindi questi slanci, questo pendolare, no? Fra la criminalità, che necessariamente ha degli aspetti disumani, e invece un'umanità che può contenere anche il proprio sacrificio individuale, no? E quindi, come dire, questo liceo, quando è in questa condizione di marginalità, di disperazione sociale, quando non è che il rappresentante di una degenerazione sociale, cioè è un perdigiorno, è disposto a giocare la sua propria vita per salvare uno che sta annegando. Verso la fine, quando ha un lavoro e assiste a un'altra tragedia, non interviene nemmeno perché deve stare fuori, perché ha un lavoro da difendere, perché ha una famiglia da mantenere. In ogni caso, quindi, un romanzo questo estremamente datato, ma estremamente interessante, importante, anche perché costituisce uno dei tasselli per la spiegazione del nostro passato più recente, una spiegazione dall'interno. Siamo in anni pre-boom economico, siamo negli anni successivi alla ricostruzione. E quindi, come dire, uno di quei libri per l'appunto che, come abbiamo già avuto modo di ricordare in altre circostanze con altri autori, chi non l'ha mai letto magari si spiega poco se lo legge, chi l'ha già letto lo rilega, perché leggere un libro dopo tanti anni, sarà che sei cambiato tu, però non è più la stessa cosa di quando l'hai letto prima, e non so citarvi di nuovo la mia esperienza personale in questo ambito. E l'altra grande opera è Una vita violenta. Anche qui siamo in questo ambiente disgregato, degenerato. Abbiamo la Baraccopoli, e anche qui, come dire, è curioso, drammaticamente curioso, che alla fine l'autore sia venuto proprio lì in mezzo alle baracche di Ostia. C'è quasi una sorta di circolarità, e poi sempre in questa circolarità che ci spiega un qualcosa, però è diventato poi questo inizialmente mancato monumento, e poi monumento realizzato, alla fine è diventato come un faro col quale si confrontano le più svariate esperienze creative. Tutti coloro che hanno visto Caro Diario di Nanni Moretti troveranno indimenticabile, perché secondo me è indimenticabile, elegia, crepuscolare, nostalgia, che ti prende un nodo alla gola quando tu vedi Nanni Moretti che gira per Roma sulla sua testona,
aiutato nel suo coinvolgerti da una musica di Chiggiare, ragazzi, voglio dire, non dico che anche a far vedere uno che vende con Cagnolini, però insomma con una musica così risulta più facile coinvolgerti, e che finisce proprio con lui che arriva lì, no? Che arriva lì a questo dove hanno ammazzato, c'è un manifesto, c'è una dichiarazione di intenti, ma poi sempre in questa strana circolarità, questo simbolo, la canzone Forever di Antonello Venditti, che diciamo come qualità autoriale, per quanto io non abbia Moretti, non credo si possa paragonare a Moretti, anche il suo filmino, il suo video di sostegno della canzone, il video ufficiale della canzone, finisce. Comunque c'è il punto dove anche lui arriva lì a rendere omaggio alla stella, questa roba che hanno messo dove è stato assassinato l'autore. Questo dire che cosa? Che è evidente che è una figura assolutamente imprescindibile nel panorama culturale italiano, quindi anche per questa ragione vale comunque la pena di affrontarne le svariate forme espressive. Io di poesia non sono un granché, quindi come dire, non, anche se delle volte amo leggerla, come in questi casi, eccetera, non oso avvicinarmici, non oso quindi, però non oso avvicinarmici nel senso di parlarne agli altri, però sì, suggestioni straordinarie dalle poesie di Pasolini emergono, c'è poi tutta un'altra grande produzione, addirittura c'è un romanzo incompleto che è uscito postumo, curato sempre da, no? Curato da Sfitti, anche questo, non mi ricordo più, no, non è curato da Sfitti, non mi ricordo più da chi è curato, però Petrocchio, la Divina Commedia c'è di Gramsci, il corpus è ampio, variegato e articolato, c'è un sacco di roba da andare a. Io insisto sul romanzo e come dire, dicevo appunto, parlavo di una vita violenta, no? Che partendo da un pezzo di periferia piccola Shanghai si allarga a fare una descrizione, una rappresentazione del mondo più ampio delle periferie, affrescandole in maniera assolutamente realista mediante questa figura di Tommaso Puzzilli, che è un ragazzo di vita, che, come dire, tutto l'insieme di esperienze di negative, drammatiche, paracriminali, sicuramente difficili dal punto di vista esistenziale, lo portano ad acquisire una consapevolezza più, una consapevolezza umana e una consapevolezza anche politica. C'è gente che comunque deruba i benzinai, aggredisce gli omosessuali, condizione quindi che in caso che conosceva anche dal punto di vista oziosi, perdi giorno, perdi tempi, no? Ma non sono comunque riconducibili alla definizione di fannulloni e perdi tempo, ovvero è più adeguato per definirli, usare il metro della loro incapacità ad essere inseribili in una qualsiasi forma di ordinamento sociale, cioè un ribellismo vitalistico, che muove la loro azione. E allora, essendo un ribellismo vitalistico, ma soprattutto un ribellismo, in un qualche modo trovano da parte dell'autore, non solo dell'autore, una qual sorta di benevolenza complice, perché in un qualche modo si mettono si costituiscono come elemento detonatore della tranquillità e dell'ordine piccolo borghese, categoria questa che era la più odiata da un pianto autore, che peraltro, come dire, ci apparteneva pure lui, come tutti noi, tanto canto dove nasce. Ma è quello che avviene, no?
Anche Tommaso va a finire in galera per una rissa dove ha coltellato, dove ha spuntato un coltello, no? Va a finire in galera, non si racconta molto di ciò che succede in galera, si racconta ciò che avviene dopo. Cioè, questo quando esce vuole arrivare dritto, vuole ricostruirsi, diciamo, una vita ordinata, accettabile, compatibile quantomeno, se non entusiasta, no? Con l'ordinamento sociale, e riesce anche da certi punti di vista a sviluppare un progetto di vita, tra virgolette, positivo. Ma un posto di una malattia che ha preso in prigione lo portano alla tomba e se ne muore. Perché? E con questo concludo semplicemente con una modestissima riflessione e domanda. Perché in anni molto lontani, sempre per ritornare al discorso polizia, rapporto con la polizia, eccetera, ci fu un carcerato che morì in prigione a forza di botte. E fu un caso che fece epoca, fece scandalo. E Pasolini naturalmente ha preso posizioni chiarissime su questo tema qua. Ecco, come dire, mi sembra sia rappresentativo, insieme all'attualità del messaggio per cui non è possibile la redenzione dei poveracci, in sintesi estrema. Anche il nostro Tommaso, anche se si pensa di impegno eccetera, poi tutto bello crepa la redenzione effettiva, ma allo stesso tempo mi sembra arbitrariamente forse di poter che non è possibile neanche compensare la schizofrenia devastante del potere, di quel potere. Io ho appena parlato di uno che è morto in carcere per le botte negli anni 60, di quel potere che crea un mondo nel quale, nel mentre si beatifica il laico ma anche cattolico Pasolini, continua a far morire la gente di botte in prigione. Non siamo più negli anni 60, siamo 50 anni dopo, ma la gente continua a morire in prigione per le botte, gli esiti degli ultimi inchieste se li continuano tutti, o viene ammazzata mentre viene arrestata semplicemente perché è folle, non perché è criminale. Quindi questo potere multiforme, questo potere criminale, questo potere che, come dire, fosse anche solo, e così non è, fosse anche solo questo l'unico merito di Pasolini, cioè quello di averlo comunque combattuto in ogni sua declinazione, resterebbe un merito, un lascito talmente importante, talmente eversivo, per quanto mi riguarda talmente condiviso, da non toglierlo mai più dalla nostra memoria. Mi fermo qui e vi ringrazio. Tra di noi, signore. Di quelli di una volta, che si chiama Alfonso Berardinelli, che è stato uno dei fondatori di Palermo di Appettini, che parlerà di Pasolini 20 novembre a Brescia, proprio negli scritti che ho usato. Allora, non mi ricordo, ma è da non perdere. Ciao! San Carlino, da non perdere. Quell'ora lì. Tutto il loro, prendi tu al messo. Sì.
che guarda che chissà qui la ce ne frega. Però non me l'ha detto. Stavolta. Volevo dire che qualche anno dopo il film di Moretti, che trovavo a Ostia, un mio amico gli ho chiesto portami sul dove è stato ucciso Pasolini, perché mi ricordavo proprio la scena. Lui fa una rotondina con la Vespa e poi torna un po' indietro alla fine di questa baraccopoli e quindi sulla destra tu ci credi che non l'hanno dovuto perché è tutto abbandonato, totalmente abbandonato, erba alta così, nel film è tutto libero, si vede addirittura la porta del caso, il campetto di calcio e si vede questa stella lì a pochi metri. Ma se ci vai tu non lo trovi, addirittura ho chiesto a delle persone che erano appoggiate lì così al muro che sembravano un po' delinquenti, ho detto scusi, ma dicevano tutti la non so. Sembrava che chiedessi di uno ucciso un po' lì, ho detto scusi ma è un libro di storia, non lo sa lei, mi stavo quasi incazzando. Quindi niente, non si vede, totale abbandono e lì sono rimasto male. Poi si vede, ovviamente l'abbiamo trovata, ma con molta fatica, ma penso che sia anche un elemento che possiamo aggiungere. Cioè praticamente un poeta, un personaggio di questo livello lasciato dal ricordato come si vuole. Ricordato secondo me. E poi lì sono rimasto davvero...